Bella raga, benvenuti a tutti in questo nuovo video, altro video workout. Oggi andremo a fare... Che bordello. Oggi andremo a fare spalle, braccia, testeremo il massimale di military press, curl legs. Vediamo se questi bicipiti sono veramente forti, anche questi avambracci. E poi anche per i nostri tricipiti andiamo a fare dip, panca stretta, massimale. Un bel po' che non faccio queste cose. Sapete, dopo la gara non ho più testato troppo la forza. Ma la testiamo, mo ci facciamo il culo e vi porto un po' di divertimento. Let's go. Allora raga, non c'è chissà che riscaldamento da fare nella military, a meno che tu non tiri su 100 kg. Ora noi proveremo 80, voglio provarlo. Penso che l'ultima volta che l'ho provato quest'inverno ce l'avevo fatta. Vediamo se viene su. Polsini in 6 in armi. Prendeteli neri però raga, non prendeteli con le paperelle, perché non so che cazzo si è fumato per farli con le paperelle. Comunque, se volete acquistare su Insane Army roba figa, sono appena uscite anche le canotte, andate sul sito, codice sconto ferro, almeno non mi rompete le palle che le pagate troppo, e vi prendete un po' di roba, almeno vi allenate in sicurezza. In sicurezza. Toccio! Ragazzi, come potete vedere, non è sempre tutto bello. 80 kg di military press e i dati. Come si suol dire, si riprovano le cose. Fallite e riprovate. Il nostro massimalino l'abbiamo provato, 80 kg sono andati, ci fermiamo qua. Non avendo fatto chissà che adattamento alla forza, ci accontentiamo. Adesso andiamo sull'intensità, 6 colpi. Intensità, 6 colpi, tra virgolette. Ma ti dirò, Nix, ti ricordi quando avevamo fatto quel video là in palestra? 60 kg volavano. Bisogna riprendere la forza. Vedete perché sono importanti le programmazioni. Però alla fine, vabbè, fare 8/6 colpi dopo un top set a 80 kg non è male, cioè. Fatta la military press, ora passeremo ad altre ripetizioni sulla panca, military manubri. Una roba, quando io faccio la military solitamente sto dritto, ok? E vado a spingere come giusto che sia. Ho imparato questa cosa qua, però non penso che tutti possano farla, perché comunque un po' i lombari ne risentono, quindi state attenti. Cosa faccio io per sentire meglio le spalle? Quindi una cosa soggettiva per me. Vado col culo un po' più avanti e cerco di sdraiarmi un po' di più. Sembra quasi una panca inclinata, ma non è una panca inclinata. Semplicemente io sarò molto più esposto con la spalla, ok? Quindi al posto di stare così, che quando vado su sento troppo il trapezio, per evitare questa cosa e cercare di stare sulla spalla anteriore, vado avanti un po' col culo, ok? Petto in fuori e da qui vado a fare la mia. Però ve l'ho detto, è una cosa soggettiva, non voglio dire che tutti lo possono fare come fanno tanti ciarlatani. Ok, ok, lotto ancora con i miei demoni, si vita vera, non c'è personaggio. I più forti sono solo deboli, che si sono fatti coraggio, sono un peccatore, ma c'è stato 6 capo di tag, voglio il nuovo parca stonera, se fuori piovero più paranoia, 2-0-4-7, ok? Basta, 40 kg, minchia, sono gasato. Pur la miss, pur la fam, pur la son, pur la son, Givenchy, Saint Laurent, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Brillo controlla la caratura, sfumatura fresca, vai sul sicuro, treno tranquillo, preparo la para, vuoi fare la gara che al cazzo più duro. 40, 30, la prossima con cosa si fa? A sentimento, a sensazione. Ti pago in carta o con un avviso, che se mi scopri poi fra non mi molli, come la bomba, come la figa. Guarda, forse meglio se non parlo, però sta più bocca, ve ne dico quattro. In bocca fatto, sono good sono gozzerà. Allora raga, adesso non abbiamo ancora finito con le spalle, ma per riservare un po' di forza passiamo subito ai bicipiti. I bicipiti sono la parte del corpo che mi cresce più facilmente di tutti gli altri. Ogni volta quando facevo un check col mio vecchio coach mi crescevano sempre anche di qualche millimetro, perché io ho sempre dedicato cura. Chi dice che il carico nei complementari non serve più di tanto, quelle così, raga, va contestualizzato, perché io non l'ho mai pensata così. Vabbè, comunque quando mi scaldo io faccio così, cerco di stendere la spalla totalmente in avanti, no? E riprendere un po' lo stesso movimento che mi servirà per affrontare un carico alto. Quindi op, e vado a chiudere coi gomiti, mi porto l'angolino alla gola e poi rilascio. Steso totalmente, piano, strizzo bene i bicipiti, li scaldo bene per evitare strappi e quant'altro. Un po' più veloce, op, op, dedico a lungo e dedico massima contrazione e vado. Ok, mi stavo preparando per il mio massimale di curl legs, è arrivato un ragazzo. Mi chiamo Karim,
26 anni, ho incontrato questo bestione e finalmente, infatti, dopo scambi di messaggi ci abbiamo fatta. Bravo. Dove ci eravamo conosciuti la prima volta? Se sbaglio, un negozio. Bravo. 120 kg. 120 kg di Cristiano era questo qui. L'ho rincontrato, non l'avevo riconosciuto. Cioè, questo ragazzo ha fatto una trasformazione allucinante. Raga, è arrivato a una condizione della Madonna. Quindi tanto di cappello per sto ragazzo qui e faremo un video insieme, lo giuriamo? Lo giuro e lo faremo. Ok, let's go. Fa un po' meno freddo dentro sto parcasto. Non frero, siamo sangue, sai che ti chiamo. Ok raga, siamo a 70 kg. Cercherò di non cittarli con la schiena, però ci proviamo comunque, let's go. No, no. Cittati? No. No, dai. Let's go, 70 kg ce la siamo portati a casa. Questo carro lo fa normale, quindi. In che senso normale? Normale. Con 70 kg, pezzo di merda. No. Ah, ok, dici con 5 per parte. Ok. Beh sì, dai, però non sono da insultare neanche loro, Nix. Ricordati che anche noi veniamo da lì. Tu sei ancora lì, quindi non fare il coglione. Adesso facciamo un back off sul Carl Eads, scarichiamo e facciamo tutti i colpi che abbiamo per due serie, andiamo a cedimento. E penso che dopo questa esecuzione che vedrete mi insulterete, ma a me non me ne frega un, perché io c'ho il e tu hai il. Ok. Nel vostro allenamento ci deve essere sempre un esercizio che vi diverte e degli esercizi che invece li usate un po' più tecnici, che lavorate bene muscolarmente. Io ho sempre fatto così. Raga, prossimo esercizio divertente, dip per i nostri tricipiti. Adesso andiamo a vedere se mi ricordo come si fanno, perché in questi mesi non le ho fatte. Piacciono con Pietrus, eh? Facciamo un po' di roba, dai, quando abbiamo tempo qualche video. Niente, abbiamo capito che la nostra aiutante mi segue su YouTube, fantastico. Ma è legale questa cosa? Aiutante, come ti chiami? Angela. Angela, raga, Angela ci ha salvato la vita. Ma secondo te, se io non dovessi farcela, cosa faccio? Mi spacco le spalle praticamente. Sì. Sì. Ce li siamo portati a casa 80 kg, era un po' che non facevo le dip. Pensa se mi allenassi stile street lifting cosa ci portiamo a casa. Un po' che non mi sentivo 80 kg sotto i coglioni, eh. Cambiamo, ora partiamo coi complementari, facciamo un po' di scena, un po' di pump. Che è tardi, quindi via alla musica. Wow wow, ma nel locale passo col telepass. Wow wow, guarda più raccia, siamo la stile sound. Wow wow, sai che se parlo dico la verità. Boss sound, come se fossi via per americano. Ricky dalle trap house, occhio drift burnout. Ciao, ci vuole il mio cloud, credo sono il mio cazzo. Quattro sopra un T-Max, prendo il rally Milka. Sono sgrumino orario, cattare su indipendente. Ho fatto il triplo del tuo anticipo in un solo mese. Putre a sport back, sotto sedere. Nelle case trap trap con le tute nere. Qua sappiamo fare plata da nulla, da niente. Fra senza la laurea, dalla cura al paziente. Quartieri di merda, siamo vestiti bene. Bebe nelle tasche con i pozzidine. Big racks, alti come sti palazzi, è solo business. Devo scappare i Caraibi sopra un G-Class. White come il baffo delle Air Force pulite. Pussy ass dicono bugie. Mamma, lo sai che tutto torna, mio frero. Qualsiasi cosa risponda a qualsiasi ora. Risuonano quattro Nokia, la coca dentro la borsa. Lo senti che sono in forma, la sita è sopra ogni cosa. Wow wow, fra ok, stop. Raga, il nostro workout si è concluso. Adesso siamo giù nel parcheggio della palestra. Stiamo prendendo la nostra integrazione. Io ho già preso gli aminoacidi EAA, li ho bevuti su perché devo far veloce. E la creatina la prendo adesso, 5 grammi post allenamento, perché sennò poi so già che me la dimentico. E 5 grammi post allenamento va benissimo. Ricordatevi sempre però di prenderle con una fonte di carboidrati. E qui arriviamo al punto di questa situazione, ovvero Nix, come post workout abbiamo portato qui
qualcosa che si dovrà vedere se è ancora mangiabile. Vi ricordiamo che è il 27 luglio e ho lasciato la bresaola in macchina. Sono 120 grammi di bresaola. Vediamo un po' cosa è successo qua. Guardate che bella. Ora andiamo all'assaggio, se è andata male. Nix, c'è andata di culo. Non è andata male, ragazzi, la bresaola. La prenderò con le mie bellissime 1, 2, 5 gallette, con la creatina, gli amminoacidi già presi. Ricordatevi, codice sconto ferro sul sito Prozis per qualsiasi cosa, 10% di sconto più omaggi. Non fate i buzzurri, andate a prendervi almeno la creatina, prendetevela. E supportate questo canale, perché oltre a video normali, workout, porteremo anche tanta altra roba. E ve l'abbiamo sempre giurato e l'abbiamo sempre fatto. Ora mi mangerò la mia bella bresaoletta con le gallettine. Vi saluto e come faccio ad ogni video, al prossimo video, let's go!